Ferragosto si sta avvicinando e i turisti che in questi giorni affollano la Perla del Tirreno possono godere delle bellezze del mare, della natura e passeggiare nelle suggestive vie del suo centro storico. Ma cosa sono venuti a cercare qui un esperto selezionatore della Guida dell'Espresso, una celebre sommelier televisiva e una giovane e brillante giornalista del Gambero Rosso? La storia, il clima, e lei! I colori, le spiagge, la natura, e lei! Il sole, il mare, e lei! E chi sarà mai questa misteriosa lei? Lei è la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP. La signora in rosso è diventata una vera e propria star. Le sue trecce color amaranto decorano le strade e le piazze. Ogni angolo di questa magnifica località affacciata sul Mar Tirreno parla di lei. Per celebrare questo successo, il Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP ha organizzato il 9 e il 10 agosto due eventi, rispettivamente a Tropea e a Campora San Giovanni, ai quali sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni locali, esperti di marketing e comunicazione, rinomati chef e famosi giornalisti del settore enogastronomico. Tutti hanno sottolineato la sua piacevolezza, il suo forte legame con il territorio e la sua estrema versatilità in cucina. Sono venuto a Tropea ad assaggiare la cipolla di Tropea. Un prodotto antico è stato portato qui addirittura dai Fenici 2000 anni fa. Ha un sapore inconfondibile, dolcissimo, lungo. La consiglierei sicuramente in versione cruda, in un antipasto con altri ingredienti del territorio, quindi rimanendo in Calabria con i legumi, i fagioli o anche del pesce crudo. Altrimenti per i primi piatti sicuramente può essere indicata per una pasta, sia una versione ripiena sia per il condimento. Passando a un piatto di terra, quindi provandolo con la carne, lo possiamo sicuramente abbinare in versione coulis, quindi una salsa di accompagnamento a una carne rossa fatta ai ferri, alla brace. Oppure per una carne più delicata, con una carne bianca, può essere utilizzata sicuramente sia cruda che cotta, magari anche provata in agrodolce. La cipolla rossa di Tropea è un insostituibile protagonista delle tavole più esclusive, ma anche un prezioso ingrediente di gustosi street food. E per apprezzarla al meglio è importante anche saperla abbinare con un vino appropriato. La cipolla rossa di Tropea vince con molti abbinamenti. Uno di questi, rimanendo in regione Calabria, è quello con l'uva gaglioppo, meglio se nella versione rosé. Andando fuori dai confini regionali, sicuramente con uno spumante fra i più conosciuti in Italia e nel mondo, che è il Prosecco DOC in versione extra dry. La notte della rossa e In strada con la rossa. Due eventi memorabili che ci ricordano ancora una volta che la cipolla rossa di Tropea è una sola. Quella che esibisce il marchio del Consorzio di Tutela.